Questa mattina mi sono svegliato e ho visto su internet la prima pagina della gazzetta dello sport Non compro la gazzetta quasi mai, anzi non la compravo da un paio d'anni E solitamente la compro soltanto verso fine agosto quando mi avvicino alla del Fantacalcio, Quindi quando devo iniziare a vedere un po' il listone Tuttavia quella di oggi mi aveva davvero colpito perché sembrava che l'avessi scritta io E quindi sono andato a comprarla Ecco, la, la prima pagina della gazzetta di oggi è questa, spero si veda Gian Paolo scommette sul riscatto di Andre Silva in coppa con Piontech Consulto tre quarti Rilancerà Biglia e sono i pupilli Torrera e Chic con la foto di André in prima pagina. Sinceramente, non credo molto all'ultima riga in quanto secondo me Torrera in questo momento non può venire al minan perché l'Arsenal chiede un sacco di soldi. Sembrerebbe chiedere giustamente 50 milioni. E ripeto, giustamente perché per me Torrera è un grandissimo centrocampista. E inoltre, non credo che Chic sia reale perché non so a quant quanto possa essere utile in questo momento al minan Tuttavia, le altre righe di questo, del sottotitolo mi interessano molto perché parlano di tre giocatori che secondo me saranno molto determinanti e che, come ho già detto in un video passato, devono essere alcuni tra i principali, tra i più importanti del prossimo Milan: ossia Biglia, Suso e Silva. Per quanto riguarda Biglia, ho già detto anche nell'altro video che per me non avrebbe molto senso mandarlo via perché gli rimane ormai un solo anno di contratto ed è vero che guadagna molto, tuttavia è uno dei pochi rimasti a centrocampo, innanzitutto è un leader dello spogliatoio uno dei pochi giocatori di esperienza rimasti ma poi soprattutto in campo non ha giocato così male come in tanti credono anzi quando gioca fa giostrare meglio un po' tutti li dirige un po' come un vigile infatti se lo vedete alza sempre le mani indica alla gente cosa fare per me insomma va tenuto da vedere poi se come regista oppure come vice di Cialanoglu che per me andrà a fare il playmaker sempre nell'articolo di Alessandra Gozzini si dice come anche Suso sarà centrale nel progetto, Giampaolos Sembrerebbe vederlo come trequartista, io personalmente lo vorrei vedere anche come mezzala, tuttavia, è appunto, anche secondo lei e secondo Giampaolo sarà determinante Suso. Come ho già detto nell'ultimo video, non avrebbe senso mandare via nemmeno Suso perché Suso è proprio uno dei migliori che abbiamo, è indiscutibilmente uno dei principali, il motore di questo Milan, quello da cui passano il 90% delle azioni, ed è vero che fa sol soltanto l'ala destra, tuttavia per me è inspiegabile, per me è impossibile che non possa adattarsi a giocare. 20-30 metri più in mezzo o comunque dove vorrà Giampaolo. Giampaolo per me può insegnargli a fare qualcosa di diverso e per me anche Suso non è scemo, potrà imparare a fare qualcosa di diverso ed essere ancora più determinante in un Milan più forte e più votato all'attacco. Inoltre sempre questo articolo parla di Andre Silva, eh, se mi avete seguito in qualche altro video avrete capito che per me Andre Silva è un grande giocatore anche se obiettivamente fin non ha mostrato nulla ma soltanto qual qualche cosina. Due anni fa è arrivato secondo me con troppe aspettative. Tutti pensavamo fosse un bomber da 40 gol, l'erede di Cristiano Ronaldo. Poi in realtà ci siamo resi conto, nei pochi periodi che l'abbiamo visto in campo, che non è una prima punta, è una seconda punta. E comunque all'epoca era un po' troppo veneziano: perdeva sempre quel momento giusto per passare la palla, perdeva qualche tempo di gioco. Secondo me è comunque. Ancora molto giovane, cioè, questa è una cosa oggettiva. E secondo me, Giampaolo potrà farlo migliorare. Potrà renderlo una seconda punta in grado di giocare perfettamente con Piontek. Giampaolo potrebbe davvero plasmarlo come vuole lui e anche André con la giusta fiducia potrebbe, secondo il mio punto di vista, fare molto bene. Per quanto mi riguarda Giampaolo ha delle idee perfette, perché ovviamente sono le stesse che penso io e quindi alla fine ognuno cerca di vedere sempre dal suo punto di vista. Questo è il Milan che io volevo, è il Milan che sognavo. Giampaolo mi piace come allenatore, il fatto che lui sembrerebbe volere un Milan del genere mi rende davvero... mi gasa un sacco, perché sinceramente per me questo Milan potrebbe fare molto bene. Ci sono un sacco di persone che criticano il progetto del Milan, criticano il Giampaolo, i giocatori su cui vuole puntare, e secondo me sono tutte critiche legittime. Tuttavia, è facile criticare, ma bisogna proporre anche del qualcosa di costruttivo. Ok, che magari il Milan dei giovani non è tanto bello, però, e mi piacerebbe Messi. Ma in questo momento non è fattibile quindi per quanto mi riguarda Giampaolo avrà il mio appoggio perché le sue idee secondo me sono giuste e comunque sono idee che finora non abbiamo mai provato non abbiamo mai provato a dare fiducia a Nandersilva Silva o a dare a Suso a spostare un po' più Suso in tanti vorrebbero mandare via Suso a Silva e magari tenere Cutrone ma sinceramente anche per me non ha molto senso perché Cutrone ha moltissime offerte e soprattutto non può giocare benissimo con Piontek quindi a mani in cuore perché davvero Patrick è un grande giocatore probabilmente Andravia Volevo chiudere il video dicendo due cose, una su Te Hernandez del Real Madrid e una su San Siro. Fernandez, secondo me, non l'ho mai visto giocare, quindi non saprei dire se sia forte, o se sia scarso. Tuttavia, quello che volevo dire è semplicemente che, mh, che non deve pensare di venire al Milan ed essere terzino titolare solamente perché ha giocato nel Real Madrid. No, il posto se lo dovrà guadagnare sul campo. E se Riccardo Rodriguez, che penso rimanga, sarà migliore di lui, allora sarà il titolare Riccardo Rodriguez. Per quanto mi riguarda invece, l'Axalt, credo andrà proprio. Probabilmente a breve da qualche altra parte. E Strinic non lo so perché è vero che è stato malato, tuttavia dovrà fare anche lui qualcosa. E invece su San Siro oggi è stato ufficializzato il fatto che il Milan e l'Inter se ne andranno, abbandoneranno San Siro. Tantissime persone credono che sia una scelta sbagliata, per quanto mi riguarda, non so se sia una scelta giusta, ma è una scelta comunque inevitabile in questo momento storico perché siamo già indietro di una decina d'anni rispetto al calcio europeo e aspettare ancora sarebbe un vero e proprio suicidio. Avevo fatto un video al riguardo un paio di mesi fa, non è cambiato nulla perché nel mente praticamente non è successo niente. Quindi ve lo riposto e se volete guardarvelo per sentire, un una, um, probabilmente, un'opinione minoritaria rispetto a tutti quelli che considerano San Siro come un monumento da non abbattere da non abbandonare, ve lo linko in descrizione. Quindi grazie e al prossimo video.